Allora, Tank Dennis a San Siro per la cena della Fondazione Pupi di Zanetti. Intanto ci racconti, insomma, la tua presenza qui, la solidarietà tra voi argentini, insomma, queste emozioni. Sì, sempre è bello essere partecipe di questa società, la quale sempre va a fare questa beneficenza in beneficio di chi ha bisogno, quindi partecipare a queste cose è sempre bellissimo. Ci saranno stasera due campioni del mondo, Walter Samuel nello staff tecnico di Scaloni e Lautaro Martinez. Da argentino cosa dirai Lautaro quando lo incrocerai? No, logicamente è un campione come lui, dopo aver vissuto vincere la Coppa del Mondo, penso che si vede anche in campo la sua scioltezza, la sua voglia ancora di continuare a far bene. Da argentino ci racconti come hai vissuto il Mondiale, anche il Mondiale di Messi. Tu che sei un suo connazionale, ma ci hai anche giocato insieme, hai giocato con la maglia della nazionale, insomma, come hai festeggiato, come hai gioito per questa vittoria? È stato qualcosa di impressionante, di bello, perché l'Argentina aveva bisogno di questa Coppa, di questo Mondiale. Poi Messi ha fatto il suo, e anche lui aveva bisogno, e tutti gli argentini aspettavamo tanto questa Coppa per lui. Poi come tifoso argentino siamo venuti qua all'uomo a festeggiare, quindi è stato bello. Hai giocato con Napoli, manca ancora un po' alla fine del campionato, ma sono a buon punto. Andrai a festeggiare con loro? Hai ancora qualche amico lì? Cosa la stai vivendo con emozione? No, è un Napoli che è bello da vedere, un Napoli che quest'anno veramente ha fatto il suo e continua a fare, è in ottima salute, quindi già sabato ha una partita difficile, perché l'Atalanta, a prescindere che le ultime partite non è che ha fatto benissimo, però è sempre l'Atalanta, una squadra che darà fastidio a tutti. L'attaccante, che giudizio è su Osimhen, che sta dominando il campionato? Un giocatore completo, un attaccante con tantissima qualità, è un momento alla quale bisogna sfruttarlo, perché tutto quello che fa lo fa bene. Una domanda difficile per chi farà il tifo Napoli-Atalanta. No, sicuramente merita Napoli per il campionato che sta facendo, però diciamo che gran parte del mio cuore alla Dea, all'Atalanta, per quello che ho vissuto. Sono stati 5 anni bellissimi, però sono due squadre che ci tengo tantissimo. Grazie a voi. Su Højlund da ex attaccante, può arrivare. Come? Su Højlund, può arrivare ai vertici del calcio europeo? Stiamo parlando di un ragazzo che ha appena 20 anni, ha delle qualità, ancora tantissimo margine di miglioramento, quindi è un giocatore che secondo me purtroppo lo vedremo poco qua. È un giocatore che già lo stanno cercando da tutte le parti. E mi auguro che possa rimanere ancora l'Atalanta.